Allora, capita molto di rado di poter parlare d'altro con un sindaco, cioè delle cose da fare, delle cose che si fanno e non di politica. È il caso ormai da molto tempo del sindaco di Milano Peppe Sala, che è impegnato in questo momento a lanciare la Milano Music Week, che parte oggi fino al 24 di novembre. Più di 500 eventi tra concerti, DJ set, incontri con gli artisti, grandi parterre di ospiti, da Tiziano Ferro a Gianna Nannini, da Francesco Guccini a Ivano Fossati a Piero Pelù, Levante, poi una mostra interamente dedicata alla musica dal vivo a Milano, un evento che coinvolgerà tutta la città. E che dire, da romano sono sempre più invidioso di come girano le cose a Milano. Buongiorno sindaco. Buongiorno, Diaco, vuol venire a lavorare con me? Io la prendo tutta la mattina. Accetto l'invito. Il vostro menaggio attuale continua a funzionare? Sì, assolutamente. Funziona. Però non si sa mai, insomma. No, vabbè, dai, scherzo. Sì, certo. Allora, caro sindaco, entriamo un pochino nel dettaglio, molte cose le ha già dette Pierluigi ovviamente. Terza edizione della Milano Music Week, con forse un occhio più all'internazionalità, possiamo dire così? Sì, quest'anno ci sono più artisti internazionali e questo è bello. Teniamo conto anche che noi la facciamo ovviamente per i milanesi, ma anche per, ormai abbiamo 10 milioni di turisti, quindi cerchiamo di incontrare i gusti di tutti. L'altra cosa che mi piace molto è che si sta diffondendo in tutta la città, ci sono 90 location e quindi si parte dal prestigio, diciamo, dal castello, ma per esempio ci sono delle belle cose nel carcere di Opera. Allora, qui è fatica organizzare tutti questi eventi, a volte creiamo qualche casino in città, ma è un modo per ricongiungere tutta la città. Sì, anche per farla respirare, vivere il sistema delle week, delle settimane. Poi c'è sempre qualcuno che dice: ma potevate chiamarla in italiano? Ma insomma, il sistema delle week ormai è consolidato. Una settimana dedicata in questo caso alla musica, si parte con questo cartellone che è pazzesco praticamente, e questo vale poi per tutte le altre week, sindaco Sala. È sostanzialmente impossibile anche fare una sintesi perché sono talmente tanti. Per esempio, veniamo fuori da Book City, i giorni dedicati alla lettura. Gli eventi hanno di gran lunga scollinato quota 1000, un po' il discorso della Music Week, e quindi realmente uno ci deve mettere d'impegno, ma soprattutto, e qui vorrei sentirla, lasciarsi trascinare, ossia lasciarsi un po' prendere dalle folle che vanno per i vari eventi e sentire un po', in questo caso, che musica troveremo. È un modo per vivere la città. Diciamo che a Milano siamo fortunati che tanti prendono iniziativa. Queste settimane non è che a noi come amministrazione, noi ci mettiamo tanta solidarietà, tanta simpatia per chi fa, pochi fondi, però ci sono tanti privati che si danno da fare, quindi innanzitutto noi partiamo da una grande disponibilità della città. E poi insomma i milanesi sono cambiati, guardi, un po' di anni fa noi pensavamo Milano fosse la città ideale per lavorare e il resto va, insomma. Invece adesso si vive molto più la città, c'è molto più piacere, e per cui a noi politici il compito di creare anche le condizioni per cui, come dice lei, uno si mette in giro e respira e trova la possibilità di divertirsi. Eccoci, quindi passeggiando proprio per Milano, come dicevi tu Fulvio poco fa, avrete modo, no? Vi capiteranno sotto il naso queste situazioni, dal localino al grande evento, come diceva poco fa il sindaco, per cui godetevi. Poi c'è l'app che vi guida, certo, naturalmente, certo. Però insomma lasciatevi trascinare e ispirare. Grazie, mi, davvero. Mi piace il fatto che ci sono artisti che ormai decidono di lanciare il loro album. Io dico ancora album, sono rimasto un po' ai tempi che furono. In opinione della Music Week, quest'anno lo fa Tiziano Ferro, lo fa Fossati che canta con Mina, lo fa Levante. Questo è molto bello, questo mi piace. Sì, a me piace anche molto la generosità che la sua città ha, perché ho letto in questi giorni che al Piccolo Teatro di Milano, in cartellone, il 29 novembre c'è uno spettacolo in cui l'intero incasso, se non sbaglio, andrà a Matera. E siccome sono una di quelle cose piccole che però dicono tanto della generosità di una città, quindi complimenti sindaco. No, non solo, le raccontate in 10 secondi, ma tutto nasce perché i sindacati della Scala mi chiamano e dicono: ma se facessimo una rappresentazione per Venezia, sindaco d'accordo? Ovviamente mi ha fatto felice. Infatti la stessa giornata c'è un bolero per Venezia. Dopodiché siamo detti: e Matera? Allora ho chiamato il direttore del Piccolo e ho detto: facciamo qualcosa in Matera. Via, piccoli gesti, però ovviamente
Milano non è alla ricerca solo di record e di essere la prima della classe, ma vuole continuare a essere una città generosa e attenta. Caro sindaco, tra l'altro, per chiudere con una nota di sorriso, noi vogliamo la sua felpa della Casa de Papel, sì, perché ora che l'ha indossata in Instagram l'abbiamo vista tutti, cioè, anche il cappellino, la mettiamo in asta, dai, è uno dei vostri, buona idea, bello, la offro, ci piace, grazie mille al sindaco Giuseppe Sala, al sindaco di Milano, a presto, buon lavoro, buona giornata. E adesso Don Antonio Mazzi, a proposito